Buongiorno a tutti, eccomi qua, sono Virna Motta, sono un ingegnere gestionale, diciamo, del nuovo periodo, nel senso che mi sono laureata nel 2006, ho lavorato in due multinazionali del food come project manager dell'innovazione e dal 2014 mi occupo di aiutare le aziende a migliorare il processo di innovazione, nel senso di gestirlo, misurarlo, e creare quella che è un po' la cultura dell'innovazione. Lo sto facendo come appunto consulente in quest'ultimo periodo, della mia carriera. Oggi, il tema qual è? Cultura e organizzazione, a supporto dell'innovazione. Vedremo uno strumento che ci può aiutare a capire qual è l'attuale cultura dell'innovazione e a capire come cambiarla, che si chiama appunto Innovation Culture Canvas, che è uno strumento che ho messo a punto con una collega. Ma partiamo. Esatto, ok. Secondo voi, nella vostra esperienza, che cosa vuol dire fare innovazione? Voi vedete qua Joseph Schumpeter, che è, diciamo, il padre di quella che è l'innovazione in senso, diciamo, moderno e in senso economico del termine, economico e sociale. Lui dice che è un nuovo prodotto, un nuovo servizio, un nuovo processo, un nuovo mercato, un nuovo fattore produttivo, modello organizzativo, no? Quindi comunque può assumere diverse forme e può presentarsi durante le diverse fasi del ciclo di vita dell'impresa. Faccio questa introduzione perché parliamo comunque di cultura nel processo dell'innovazione. E innovazione vuol dire tante cose o cose diverse per ognuno di voi. Quindi mi interessava un po' capire che cosa si intende, cosa intendete voi per innovazione. Se c'è qualcuno che vuole rispondere, altrimenti partiamo, eh? Se c'è qualcuno che vuole già dare una sua interpretazione o cominciare a fare qualche considerazione su proprio l'approccio a 360 gradi dell'innovazione, perché si può innovare chi, si può innovare cosa, si può innovare come e si può innovare appunto anche la cultura dell'innovazione. Quindi, ok, nessuno mi vuole raccontare, allora vado avanti io. Processo. Vorrei partire da qui per inquadrare quello che è il tema di oggi. Processo di innovazione che io ho riassunto in questa slide, che è frutto un po' dell'esperienza del mio lavoro con le aziende in questi ultimi anni. Non è niente di diverso da tutto da ciò che già voi fate nell'affrontare l'innovazione, è solo messo sotto forma di schema, io l'ho schematizzato così. Ora ve lo racconto. Ci sono tre macrofasi che poggiano su due basamenti. Le tre macrofasi sono il feeding, il planning e l'actioning. Il feeding si intende tutto ciò che è feeding proprio del processo, che nutre il processo di innovazione e sono tutte le informazioni. Informazioni che stanno all'interno dell'azienda, che a volte sono, diciamo, rimangono nascoste, ci sono dei progetti carsici, ci sono delle news che magari ognuno si tiene un po' nel cassetto, e poi tutto quello che è invece l'informazione esterna, quindi le start-up, tutte le informazioni che arrivano magari dai consumer need, quelli che sono i macro trend del mercato, informazione dei competitor, ma anche informazioni che provengono dalla filiera. E io l'ho sintetizzato con knowledge e inspiration, cioè tutte quelle informazioni che ci danno conoscenza, ma che ci danno anche ispirazione per poter produrre delle idee. Vedete lì le lampadine. Idee che passate, diciamo, a un primo setaccio di solito fattibilità versus valore generato, entrano in quella che è la fase di planning, dove io utilizzo spesso il road mapping come strumento per pianificare a medio-lungo periodo quelli che possono essere gli stream di innovazione da perseguire. A quel punto, diciamo, questi stream, queste macro idee devono essere trasformate in progetti e passare, diciamo, a un altro setaccio.
prima di essere messe a terra e quindi prima di entrare nella vera fase di azione del processo, no? Quindi cioè mettere a terra quelli che sono i progetti che abbiamo pianificato per raggiungere la vision e per essere allineati con quella che è la strategia aziendale. Queste, diciamo, tre macro fasi hanno ovviamente input e output diversi e all'interno ci sono dei processi diversi, ma diciamo così, stanno in un contenitore che è quello del managing e quello del measuring, cioè tutto questo processo va, diciamo, come dire, processato appunto nel modo corretto per il momento storico dell'azienda e per le risorse che l'azienda sta utilizzando in quel momento. Per cui, diciamo, queste tre fasi vengono agite in quella che è il contesto culturale dell'azienda e in quella che è la governance di questo processo, no? Quindi qui parliamo non solo di project management proprio a livello di gestione del progetto, ma proprio a gestione del processo dove si innesta quella che è la cultura dell'innovazione, cioè i processi che si innestano nella cultura dell'innovazione. C'è anche una parte di measuring perché ovviamente andiamo a misurare anche questo processo, non soltanto il risultato del progetto, no? Quindi questo è un po' una premessa per arrivare a quello che è il termine cultura. Cultura in senso generale, ho cercato un po' di definizioni, ma secondo me quella che colpisce di più è quella di Wikipedia, che secondo me è quella che ha più, diciamo, che ci azzecca di più con quello che voglio dire io. Il termine cultura arriva dal verbo colere, quindi coltivare. Coltivare significa appunto nutrire piuttosto che prendersi cura, che portare alla crescita. Quindi, alla fine anche la cultura si crea ed è di fatto un processo che appunto può essere alimentato e vedremo oggi qualche spunto per poterlo fare. Qui vi metto sempre nella premessa, poi entriamo un pochettino più negli aspetti pratici, alcuni concetti chiave che secondo me sono importanti appunto lavorare sulla cultura dell'innovazione ma anche del cambiamento, perché sono due termini assolutamente in correlazione. Volontà, curiosità, capacità e sperimentazione. Poi ne vediamo uno per uno, però secondo me questi sono quattro concetti, quattro, diciamo, ingredienti che non devono mancare nell'affrontare quello che è un cambiamento e quindi costruire quella che è la cultura dell'innovazione all'interno della nostra azienda. Partiamo dal primo, volontà. Volontà, che cosa intendo? Come voi tutti sapete, o chi si occupa di innovazione lo sa, l'innovazione è un duro lavoro, è sicuramente una fonte di stress e a volte anche di frustrazione, perché di fatto noi stiamo andando ad affrontare qualcosa di nuovo, di ignoto, e quindi bisogna avere proprio la voglia di farlo, no? Un termine che si usa spesso è essere resilienti, ma anche avere fiducia in quelli che sono, diciamo, i nostri collaboratori, piuttosto che fiducia nell'azienda stessa. La volontà è qualcosa che uno deve metterci, per cui non è detto che tutti lo vogliano fare e quindi l'innovazione, secondo me, è, diciamo, un mito da sfatare. L'innovazione non è vero che è per tutti, perché uno deve volerlo fare, magari a livello appunto di cultura, no? Ricordiamoci che stiamo sempre parlando della cultura dell'azienda, a livello appunto di interazione piuttosto che di, come dire, propensione a uno può anche non sentirsela, no? Di affrontare il lavoro che l'innovazione gli mette di fronte. Quindi non è detto che all'interno di un contesto aziendale tutti debbano fare innovazione, che ci debba essere l'approccio quello sì, ma non è detto che tutti la debbano, diciamo, affrontare in modo attivo. Il secondo concetto, secondo me, è la curiosità. Curiosità, essere curiosi è sicuramente un requisito fondamentale per chi si occupa di innovazione, cercare di capire che cosa accade e perché accade e soprattutto voler imparare per migliorare. Ecco, io lì ho messo una citazione che arriva da un mio incontro
un'azienda, un manager in un'azienda, dice: l'innovazione ha bisogno di persone che non si nascondono, bisogna essere aperti, bisogna lasciarsi contaminare, essere proattivi, non avere paura, e quindi qua poi si innesta un'altra, diciamo, un'altra piccola leg, chiamiamola così, che è quella della cultura del fallimento, che però vabbè, oggi non andremo ad approfondire. E un altro aspetto è essere appunto trasparenti nelle azioni, non nascondersi, perché comunque se si va verso una direzione ci si va tutti insieme, quindi è giusto anche interagire. Parlando invece di capacità, ecco, questo è un altro concetto che secondo me è abbastanza chiave. È vero che l'innovazione non è per tutti, ma è vero che l'innovazione si impara anche. Quindi esistono dei modelli, degli strumenti, dei metodi, e oggi ne vediamo uno, che supportano quello che è il processo di innovazione. L'altro aspetto riguardo alla capacità è, che magari sono i manager che si devono un po' prendere cura di questo aspetto, è dare la possibilità, quindi le capacità, alle persone che ai loro collaboratori, insomma, alle persone che lavorano sull'innovazione, ma anche in generale all'interno dell'azienda, di dargli le possibilità di farlo, no? Quindi di mettergli a disposizione, non so, dei corsi piuttosto che dei momenti di ispirazione per quelle che possono essere le soft skills, per esempio, no? Quindi, come abbiamo detto, qualcosa che si impara, si può, esistono modelli, strumenti, e metodi, e quindi si possono anche aumentare quelle che sono le capacità, relative all'innovazione. Un altro concetto chiave che sta prendendo molto piede nell'ultimo periodo è quello della sperimentazione. Perché innovazione abbiamo detto che è affrontare qualcosa di nuovo o anche in un modo nuovo, no? Utilizzare un modo nuovo di fare le cose. E quindi stiamo facendo qualcosa che non facevamo prima, dobbiamo sperimentare, non dobbiamo avere paura, e dobbiamo, insomma, come dire, la cultura della sperimentazione dovrebbe essere promossa, ecco, all'interno dell'azienda, perché comunque solo attraverso una continua sperimentazione si può capire se qualcosa funziona oppure no, perché se non cominciamo ad agire non sapremo mai se una cosa funziona, come funziona e perché funziona o perché non funziona. Quindi anche qui c'è una citazione, non l'ho virgolettato, ma è una citazione che ho raccolto nella mia esperienza: non esiste nessun processo di evoluzione senza sperimentazione. Invece quelle virgolettate che vedete lì sotto sono le classiche fasi, no? Fail fast, fail cheap, fail open. E ecco, la cosa importante in questo caso, sempre andando facendo un riferimento a quella che è la cultura del fallimento, la sperimentazione non vuol dire lanciarsi a caso sulla qualunque, ma avere anche un po' la capacità di capire qual è il good failure versus il bad failure, no? Cioè, io avevo tutto studiato, l'esperimento l'ho ragionato, ero nella condizione corretta, mi lancio, va male, ok, quello è un good failure perché comunque ho imparato qualcosa. Il bad failure è, vabbè, sto andando a caso, do coio coio, come si dice, ecco, quello lì effettivamente, ovviamente la sperimentazione si porta dietro tempi e costi, no? Quindi una sperimentazione ragionata ci aiuta anche a produrre del know-how, ad acquisire conoscenza, e quindi quello, diciamo, è il good failure a cui dovremmo puntare. Quindi non mi è già partita l'animazione, ma abbiamo capito che dobbiamo arrivare lì. Quindi, partendo da questa grande premessa che abbiamo fatto, no? Abbiamo detto che l'innovazione è un processo, abbiamo visto alcuni concetti base affinché la cultura possa proliferare all'interno dell'azienda, la cultura dell'innovazione. Abbiamo accennato che esistono appunto strumenti, modelli, metodi a supporto di questo processo e ovviamente a supporto della cultura. Oggi ne vediamo uno che è questo, l'Innovation Culture Canvas, che è così composto, come lo vedete qua. Allora, partiamo dalla leadership. Come vedete sono sei box, dopo vi spiego anche come utilizzarlo. Adesso vediamo lo strumento in sé.
leadership, come i leader influenzano l'innovazione. Quindi all'interno dell'azienda, se voi fate una fotografia del vostro actual, come oggi i leader influenzano l'innovazione attraverso i loro comportamenti espliciti ma anche impliciti. Un altro box sono le persone, quindi quali attitudini ci sono, quali skills ci sono, hard e soft, se esiste un continuous learning, che tipo di stimoli attualmente hanno le persone. Processi, se esistono dei principi, esistono dei processi attraverso cui guidare l'esecuzione dell'innovazione, se ci sono dei momenti, delle documentazioni, delle procedure banalmente, piuttosto che ci sono delle fasi da seguire, quali sono, diciamo, le approvazioni nei vari step dell'innovazione. Un altro box è quello che ci aiuta a analizzare quella che è la struttura, cioè quei principi, chiamiamoli formali ed informali, che favoriscono oppure inibiscono quello che è il mindset innovativo o il pensiero strategico. La struttura, in questo caso poi lo vedremo nel dettaglio nelle slide successive, facciamo riferimento alla struttura sia fisica ma anche organizzativa. Quindi fisica intendo spazi dedicati o tempi dedicati all'innovazione, ma anche una struttura organizzativa che deve agevolare, fluidificare quello che è il processo di innovazione e non ostacolarlo, magari lavorando più per silos piuttosto che, non so, creando dei team di innovazione, poi ne parliamo dopo nel dettaglio. La governance è un altro dei sei box di questo canvas che fa il paio un po' con quello che abbiamo visto prima sui processi, quindi capire che misure ci sono per tenere un po' le redini del processo di innovazione e della sua gestione. E poi l'ultimo punto, in questo caso la tecnologia, capire, qui la tecnologia è intesa come tecnologia abilitante. Cioè, per abilitanti ai cinque box che abbiamo visto precedentemente. Comunque adesso vediamo un po' più nel dettaglio. Partiamo dal primo box. Il primo box che era quello appunto della leadership. Come i leader all'interno dell'organizzazione agevolano o inibiscono il processo di innovazione. Ci sono diversi stili di leadership che possono essere messi in atto nelle diverse situazioni di contesto. Però secondo me ci sono questi sei assi che se sapientemente, diciamo, mixati nei livelli di applicazione possono determinare appunto il giusto stile di leadership nella situazione, diciamo, corrente. Il primo asse è quello dell'approccio del leader, che può essere collettivo o individuale, quindi aiutare, diciamo, il gruppo o essere, diciamo, più assertivo, non so come rendere meglio. Oppure il secondo asse è quello del sostegno, confronto, cioè cercare lo stimolo, cercare il confronto, oppure essere, e quindi sia appunto di cercare di stimolare le persone o essere più al loro fianco, cioè essere di sostegno. Un altro asse può essere quello dell'apprendimento e sviluppo versus quella che è la performance, no? Quindi guidare la performance oppure avere una maggiore attenzione su quello che è l'apprendimento relativamente alle persone, ai processi, alle attività che si stanno facendo e quindi al loro sviluppo. Un altro asse su cui, insomma, capire come dosarsi è l'improvvisazione e la strutturazione, no? Un leader può essere assolutamente improvvisatore, capire cosa sta succedendo e agire di conseguenza, o avere comunque un suo schema a seguire, quella che è appunto una struttura, dei passi precisi. Pazienza e velocità, anche qui sono in antitesi, pazienza nel senso di capire il contesto e avere pazienza magari a quelle persone e nell'utilizzo magari di alcuni strumenti che devono essere comunque entrare, insomma, in quello che è il lavoro e la routine delle persone versus la velocità, ottenere subito quello che è il risultato che uno si prefigge.
Un altro asse è quello del bottom-up o top-down, cioè capire che cosa arriva dal basso e quindi valorizzarlo, ma in alcuni momenti è utile anche essere un pochettino più, diciamo, direttivi e quindi dare un po' le linee guida guardando al top-down. Passando al secondo blocco, vado un po' velocina, altrimenti non finiamo più. Anche sono il secondo box sono le persone. Quindi in generale, secondo me, parlando di persone, abbiamo detto, no, all'inizio ci possono essere dei percorsi, che l'innovazione si impara, quindi l'attenzione anche a quelli che possono essere percorsi formativi, sia di teoria che di pratica, magari visitare anche quelle che sono altre realtà, altre aziende, partecipare a quelli che sono i tavoli di lavoro. Un passo qui che si può fare. Importante è quella che qui è scritta come mappatura delle competenze, ma soprattutto delle attitudini, no? Come abbiamo detto in apertura, non tutti devono fare innovazione, non tutti devono fare sempre tutto, no? È giusto che chi ha più inclinazione faccia, insomma, le attività che si possono dedicare appunto all'innovazione. Comunque, in generale, secondo la mia esperienza, le persone sono, diciamo, più disposte ad affrontare quelle che abbiamo visto, no, essere le sfide personali poste dall'innovazione se si sentono parte di una comunità che è impegnata in qualcosa di più grande e importante di quello che magari una persona in modo autonomo, in modo individuale potrebbe realizzare. Quindi, ecco, porre l'accento su quello che anche è lo spirito comunitario, questo è uno strumento potente perché, diciamo, implica quella che è l'appartenenza e l'identità, all'azienda. Quindi due aspetti per quanto riguarda le persone. Le attitudini, la propensione, la formazione, perché abbiamo detto che l'innovazione si impara, ma anche cercare di creare quello che è il senso di appartenenza e di identità, perché appunto le persone lavorano meglio in questa situazione. Un altro dei box sono i processi. Voi vedete lì, ve l'ho messo là in alto, prima le persone, poi i processi, poi le idee. Poi vi faccio un paio di esempi in questo senso. Quindi prima lavoro assolutamente sulle persone e poi su quello che è il processo da seguire. Come abbiamo detto anche all'inizio, l'innovazione, diciamo, richiede un processo assolutamente di sperimentazione, provare quello che si vuole mettere, quello che si ha in testa. E quindi agilità. Sì, un'agilità che però secondo me deve essere regolata e qui appunto mettiamo l'accento su quello che sono i processi. Affinché si possa cioè, imparare qualcosa da questi esperimenti. Di solito nella mia esperienza ho visto che i team, diciamo, più innovativi cosa fanno? Alternano brevi periodi di pianificazione a lungo termine, quindi si fermano un attimo, alzano la testa, capiscono dove stanno andando e perché. Alternano appunto questi periodi di pianificazione a periodi di esecuzione e di improvvisazione, quindi sperimentano, mettono in pratica quello che hanno pensato e indagando a fondo quelli che sono i termini del problema, i confini del problema, e quindi stabiliscono di fatto poi una direzione generale che possa portare appunto a un prototipo, no? A testare qualcosa. Eventualmente facendo le opportune modifiche, ragionando un po' con come gli sprint, come lo scrum, quindi comunque andando dietro a quella che è una agilità regolata, pur essendo disposti a correre ovviamente dei rischi che ovviamente a questo punto sono calcolati. Qui ritorna un po', no, nel sottofondo questa cultura del fallimento legata comunque a quella che è la sperimentazione. Parlando di struttura, come vi avevo accennato prima, questo è un altro box del Canvas, struttura fisica, ma struttura anche organizzativa. Qua vi ho messo qualche esempio di letteratura, di quelli che possono essere, diciamo, i modelli organizzativi a supporto di un processo di innovazione.
Molte aziende hanno l'innovation department che ha quindi uno staff dedicato, oppure esiste un responsabile di innovazione che fa un po' da pivot e poi all'interno delle varie divisioni, delle varie funzioni, c'è qualcuno che si occupa, no, di raccogliere un po' quelli che sono i need della funzione e anche poi di fare eventualmente quello che è un deployment di quello che viene deciso dal responsabile di innovazione. Oppure un altro modo di approcciare è organizzare i gruppi di lavoro interfunzionali che a volta si formano e poi si sciolgono e per lavorare sui progetti che partono o che insomma si chiudono. Ci sono appunto anche le organizzazioni ibride che fanno di fatto una combinazione di tutto quello che vi ho raccontato lì sopra. Questo per dire che ci sono tantissimi modelli, non esiste il modello, giusto, esiste il modello adatto a quello che voi state affrontando, a quello che è il vostro contesto, quelle che sono le vostre risorse. Parlo per esperienza, sono stata in Barilla 6 anni, quasi sei, cinque e mezzo abbondante, quindi sì, potrei anche dire sei. E l'organizzazione a supporto dell'innovazione in Barilla nel periodo in cui sono stata io è cambiata 3 volte. Quindi per dire che non esiste il modello giusto, abbiamo provato diversi modelli che sono andati bene per un po', ma poi quando si è capito che insomma bisognava cambiare, abbiamo cambiato. 3 volte, 6 anni, cambiare 3 volte forse un po' troppo, nel senso che non c'è il tempo per capire che cosa va bene e che cosa va male. Ecco, quindi diamoci anche un po' di pazienza nell'introdurre un modello nuovo. Qui vi metto questa citazione un po' provocatoria di Tim Cook che dice: tante aziende hanno, no, il responsabile di innovazione, a questo punto vi conviene mettere un bel cartello in vendita sulla porta. Questo è molto provocatorio, ma che cosa ci vuole dire? Che l'innovazione non è, diciamo, confinata all'interno di una parte dell'azienda, non è in mano a una persona, quindi anche queste figure di innovation manager. L'innovation manager può aiutare a tenerle fila, ma l'innovazione deve permeare tutta l'azienda e deve essere a 360 gradi, no? Abbiamo detto già nella prima definizione, di Schumpeter, l'innovazione era su tutto, su prodotti, processi, approcci, modi di pensare. Quindi questo è un po', ecco, una provocazione che ci arriva da Apple. Parlando di struttura fisica, qui vi ho portato 3 esempi, oramai un po' datati, ma comunque di esperienza vissuta, per quello che ve li ho riportati qua. Struttura fisica, in questo caso di Saipem, di Pirelli e di Geico, che sono comunque 3 aziende direi molto conosciute, che hanno dedicato uno spazio fisico all'innovazione. Spazio fisico, ma anche spazio temporale, chiamiamolo così, perché hanno dedicato dei momenti non soltanto relativi a brainstorming di idee, ma proprio dei momenti per prendersi cura dell'innovazione, per essere contaminati, per essere ispirati. Vedete Saipem con la fabbrica dell'innovazione, hanno un piano terra dell'edificio, tutto adibito alla fabbrica dell'innovazione, dove c'è un team che lavora sull'innovazione, un team con una job rotation molto alta, possono parteciparvi comunque altre persone, chiedendo di essere messe a lavorare lì per un tot di mesi. E portano avanti dei progetti appunto anche disruptive per un'azienda come Saipem. La Sala Futura di Pirelli è uno spazio appunto fisico multifunzionale dove si trova per esempio anche una materioteca, quindi per provare a fare degli esperimenti su quelli che sono i materiali innovativi, c'è una biblioteca con tutti i testi diciamo più di ispirazione. Ed è lì aperta a tutti, si può entrare, fare riunioni, c'è un divano, c'è il calcio Barilla, insomma, è uno spazio polivalente e multifunzionale. Geico ha fatto insomma
tutta l'azienda, è una grande sala futura, chiamiamola così, nel senso che ci sono spazi proprio dove sono fatti apposta per ispirare le persone, quindi c'è un giardino interno, ci sono degli spazi appunto dove fare anche conversazione, dove lavorare, una sorta di, so come spiegarlo, una sorta di grande co-working, in realtà è l'azienda. Ecco, vi ho riportato questo esempio anche se del 2017, per darvi uno spunto, cioè questo era Enel, era diciamo un briefing a un'agenzia, ma anche poi è stato trasformato in contest, per creare uno spazio all'interno appunto di Enel dedicato alla creatività e questi erano un po', i requisiti che questo spazio doveva avere, quindi doveva... Qui sono elencate le attività che dovevano essere svolte all'interno dell'area, quindi workshop, brainstorming, ma anche prototyping, e qua ci rifacciamo anche, no, alla materioteca di Pirelli, per esempio, best practices and knowledge sharing, quindi anche qua sia i partecipanti potevano, partecipanti, chi entrava nella sala poteva portare la sua esperienza, ma venivano organizzati anche degli eventi dove venivano a parlare magari degli esperti o di personalità di altre aziende, ma anche dove c'è uno spazio, diciamo, dedicato alla letteratura e appunto, come abbiamo visto anche prima, a libri, a white paper, newsletter, di ispirazione, appunto, poi dove potevano essere fatti pitch e presentazioni, magari ospitando anche delle startup in modo periodico e ospitando anche degli eventi, come abbiamo detto. Quindi, il box della struttura, come abbiamo visto, può essere inteso in due modi, struttura fisica e struttura organizzativa. Il box della governance, vabbè, qua vado velocissima, nel senso che cosa si intende qua per governance dell'innovazione? Sapere più o meno chi deve fare cosa, no? Soprattutto quelle che sono le responsabilità fra gli attori di quello che è il processo di innovazione. La cosa importante in un processo è capire, e quindi questo culturalmente ovviamente deve passare molto bene, che dal mio lavoro, da quello che faccio io, dipende quello degli altri e la governance in questo caso deve aiutare e deve agevolare. Passando a quella che è la tecnologia, che come ho detto prima deve essere qualcosa di qui è inteso come qualcosa di abilitante. Quindi passando in rassegna quelli che abbiamo visto essere i box precedenti, la tecnologia deve supportare le attività e le considerazioni che abbiamo fatto spiegando i box precedenti. Un esempio, diciamo, fra tutti, smart working, bellissimo, benissimo, se poi non va la linea piuttosto che, non so, le intranet aziendali, SharePoint, quello che è, e poi non si apre la cartella, piuttosto che... La struttura, cioè la tecnologia deve assolutamente essere abilitante e supportare a quella che è, quelle che sono le attività relative all'innovazione e quindi agevolare il diffondersi delle informazioni e quindi deve supportare quello che è, diciamo, appunto le attività che girano intorno all'innovazione. Quindi, per riassumere un attimo i box, vi metto qua delle citazioni, diciamo, evocative, ripartendo dalla leadership, come dice Linda Hill, che secondo me, vabbè, è uno dei personaggi che sono per me di più ispirazione, il tuo compito da leader dell'innovazione è quello di allestire il palco, non di usarlo per esibirti. Quindi, questo è un approccio di leadership che appunto prepara all'azione, nel senso che mette le cose a posto, set the stage, come si dice, e ci aiuta ad interpretare anche questo strumento, no? Quindi capire che cosa serve e capire come promuoverlo, come utilizzare anche altri tool piuttosto che interpretare le situazioni. Per quanto riguarda le persone, mi piaceva questa citazione di questo fisico e matematico austriaco dal nome che non riesco neanche a pronunciare, magari mi aiuterete voi,
In una onesta ricerca della conoscenza molto spesso devi rispettare i tempi dell'ignoranza, quindi come abbiamo detto, le persone vanno anche un po', diciamo, curate da questo punto di vista. Per quanto riguarda i processi, una situazione azzeccatissima è questa, secondo me, le regole sono un buon inizio, infrangile quando necessario, ecco, sempre nell'ottica, no, dell'agilità. Struttura, tutti i modelli sono sbagliati, alcuni sono utili e come vi ho detto anche io prima, mi sono autocitata qui, non esiste secondo me il modello corretto per favorire l'innovazione, ma esiste quello adatto. Ecco, l'attenzione che le aziende innovative hanno è capire quale modello in quale momento e poi non è detto che il modello possa essere, diciamo, applicato pedissequamente, quindi è bene conoscere, è bene fare esperienza per poi capire che cosa effettivamente serve, pizzicando dai vari modelli, magari visti su best practice oppure nella letteratura. La governance, se il cambiamento è difficile, rendilo continuo, non farti accorgere che le cose stanno cambiando, non cambiamo una procedura dall'oggi al domani così d'emblée. E un'altra citazione carina: è possibile che l'unico talento richiesto ai manager sia quello di creare e gestire la cultura dell'innovazione, ma anche cultura in generale, in azienda. Quindi una governance che deve essere, diciamo, anche dire, agile, chiamiamola così. Tecnologia, come abbiamo detto in questo caso nel Canvas, è da intendersi come una tecnologia abilitante, qua c'è un po' una provocazione. Il vero problema da risolvere non è tanto se le macchine siano capaci di pensare, quanto se gli uomini continueranno a farlo. Ecco, ovviamente ci sono delle cose che le macchine non possono fare, quindi anche non diamo sempre, tra virgolette, la colpa alla tecnologia se non riusciamo a fare smart working oppure insomma. Questa è un po' forse anche una mia provocazione che voglio lanciare. Ok, come usare questo strumento velocissimo? Ho già accennato durante la spiegazione come può essere utilizzato. Ci sono di fatto due momenti. Un primo momento che fotografa la situazione iniziale rispetto a questi sei box, quindi un assessment di una fotografia di quello che succede adesso per ognuno di questi sei box. E poi riscrivere questo, ricompilare questo canvas con una situazione to be, cioè come vorrei che fosse, e a quel punto fare una roadmap per portare dall'as-is al to be. Questo è uno strumento che può essere utilizzato da una persona singola, ma ovviamente acquista molta più forza se viene condiviso, se viene utilizzato in modo interfunzionale e trasversale. In tutte e due le fasi, ovviamente, perché se devo andare da un punto A a un punto B e tutti sanno qual è il punto B, tanto meglio, ma a volte non tutti sanno qual è il punto A. Quindi anche mettere nero su bianco qual è la situazione attuale per far emergere quelli che sono i pensieri di tutti e delineare quello che è la situazione attuale reale, ecco, è molto importante. Un'altra considerazione è che i box che abbiamo visto sono molto sinergici e connessi tra di loro. Se tocco o agisco, faccio un'attività all'interno di un box, gli altri sicuramente non saranno fermi, cioè ci saranno delle ripercussioni anche sugli altri aspetti. Vi porto velocissimamente un esempio di una media azienda italiana con cui ho lavorato durante il lockdown, che ha utilizzato questo canvas. Questa è la loro situazione as-is, quindi si sono messi intorno a un tavolo tutto il leadership team e hanno messo nero su bianco quello che per loro è la situazione attuale in tutti e sei i box. Adesso non stiamo qua a leggerlo nel dettaglio, però è giusto per farmi capire come può essere utilizzato questo tool. Stesso leadership team che si è messo e ha ragionato su quella che potrebbe essere la situazione to be, che cosa vogliono che succeda, dove vogliono arrivare per ognuno di questi box. E quindi, che cosa è uscito, in estrema sintesi? Una prima azione da fare domani,
una community interna e esterna, quindi a cui possono partecipare tutti gli interni, ma anche, diciamo, gli esterni, quindi loro hanno tantissime collaborazioni, quindi potrebbero accedere anche a persone esterne, appunto per lavorare su questa community, sui temi del loro settore, dove ci sono contenuti scaricabili e postabili da tutti, di fatto, dove ci sono degli interventi di esperti su argomenti di interesse, casi di studio best practice, dove si organizzano dei tavoli di lavoro, e questo lo fa l'azienda, quindi non le associazioni, proprio l'azienda che promuove questo. E in più hanno affiancato un percorso di eventi di sensibilizzazione per tutti i dipendenti all'innovazione. Quindi fanno degli interventi dove ci sono appunto degli artisti, un cuoco piuttosto che un pittore, che sono affiancati da persone interne che sono best in class. Ci sarà qualcuno all'interno dell'azienda che è best in class di cucina e partecipa insieme all'evento, insieme al cuoco di grido, chiamiamolo così, all'evento. Su questa piattaforma ci sono appunto i contenuti, stiamo pensando anche a dei percorsi, diciamo, anche fisici, quando si potrà. Questo per aumentare quella che è la cultura dell'apertura, della contaminazione, del lavorare insieme, dello sperimentare anche, no? E quindi anche la cultura che poi sfocerà in quella che loro si aspettano, che sfoci in una cultura del fallimento propria dell'azienda, quindi guidata dalla sperimentazione, dalla proattività, e anche dalla curiosità. E dalle nuove skills, dalle nuove conoscenze. Ecco, questo era solo per darvi un esempio, di come si può utilizzare questo strumento. Quindi, velocissimamente, per concludere, abbiamo detto che l'innovazione è un processo, abbiamo visto i concetti base, per far proliferare appunto la cultura, e abbiamo ragionato su quello che è un possibile tool che ci aiuta a lavorare per portare la nostra azienda a quella che è la cultura che vorremmo avere rispetto all'innovazione, oppure se già la cultura è soddisfacente per aiutarci a mantenerla. Ok, io ho terminato.